Non so se rifaccio domenica in sono un po' stanca. Così si esprimeva in collegamento con Che tempo che fa, rispondendo alle domande di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Parole rimaste intenzioni visto che pochi giorni fa ha annunciato l'intenzione di mantenere al timone del programma che tra gli ospiti di ieri ha avuto ospite Massimo Ranieri. L'amico e cantante con cui è andato in onda un curioso siparietto. Durante l'intervista la conduttrice di Rai 1 ha fatto una battuta all'artista. L'Avvenire ha calcato sul fatto che Ranieri non gli avrebbe mai concesso neppure un flirt. Ha esordito dicendo che lui l'avrebbe sempre trattata come una sorella, ripescando una frase che molto spesso usa la sua concorrente di Canale 5 Barbara D'Urso, ora in pausa dai suoi programmi televisivi per godersi le vacanze natalizie. Ecco le parole della conduttrice di Domenica In: mi dispiace che non abbiamo avuto una storia. Continua dopo la foto e ancora: non mi hai mai filato, mi hai sempre visto come una sorella. Ma salute ma sorella. Massimo Ranieri è rimasto spiazzato dalle parole di zia Mara tanto da trovarsi inizialmente imbarazzato. Poi, con l'eleganza che lo contraddistingue, ha ribattuto all'Avenir che al tempo lei era fidanzata. Non mettermi in imbarazzo. Tu all'epoca eri fidanzata. Vidi questa divina fanciulla accompagnata a quest'uomo, ha dichiarato il cantante. Continua dopo la foto. Durante la puntata di Domenica In si è parlato anche del vaccino. Massimo Ranieri a quel punto ha raccontato della paura che lo ha attanagliato durante il primo lockdown. In particolare ha rivelato che, non abituati al silenzio assordante che ha caratterizzato la quarantena obbligatoria di marzo, in quel periodo si cercava il contatto con chiunque tramite telefono. Spesso anche il numero di chi non si sentiva da tempo veniva rispolverato nella rubrica. Continua dopo la foto inoltre. Massimo Ranieri ha svelato la sua fortuna nel bel mezzo del lockdown. La puntata, che era la 16 grado e ormai l'ultima del 2020, ha confermato il successo di zia Mara presentando Domenica In come una delle trasmissioni più amate del daytime della televisione. Nella prima parte, ovvero la fascia che va dalle 14:02 alle 14:53, ha totalizzato il 17,9% di share con 3.421.000 telespettatori. Mentre nella seconda parte del programma, dalle 14:59 alle 17:04, si stima il 20,2% di share con ben 3.655.000 telespettatori. Per una media di puntata di 19,51% di share e 3.587.000 di telespettatori. La media dopo 16 puntate, invece, è di 2.906.000 di telespettatori e 16,85% di share. Ti potrebbe interessare,
la terra trema ancora in sisma in mattinata. Tanta paura tra i residenti. Cosa è successo 28 dicembre 2020?